Questi noob non sono stati addestrati. Forse non è un caso. Stanno creando un esercito. Un esercito di vampiri? No, l'esercito della salvezza, scema. Per la miseria. Di cosa diavolo credi che si stia parlando? Sei una deficiente. Ti odio da morire. Noi siamo l'unico clan vicino a Seattle. Non importa come sono stati addestrati. Se non saremo noi a fermarli, lo faranno i volturi. È strano che non si siano ancora fatti avanti. Porca puttana. Ma non muori mai, cogliona! Che diavolo combini, Rosalie? Mi dispiace, è solo che lei è noiosa. Per una volta provo a discuterne con calma, per la miseria. Tutto bene, bella. Grazie al cielo. Oh, cavolo! È iniziato Project Runway, andiamocelo a vedere sul mega televisore di sopra! Sì! Di corsa, l'ultimo che arriva è un licantropo! Di sopra! Non so come fai, Carlyle. A fare cosa? A curare tutto il giorno pazienti feriti. Non ti viene la tentazione? Lo faccio da lungo tempo, bella. Padroneggio l'autocontrollo. Vorrei che tutti i vampiri fossero come te. Mi capisci? Ma certo. È Edward quello là fuori? Dove? Oh, credevo. Potresti sentire un piccolo pizzicotto. Ehi, che stai facendo? Niente, è la procedura per questo tipo di ferite. Ok. Jasper ha molta esperienza con i noob. È vero. Ci insegnerà a sconfiggerli. Perché? Voi altri vampiri che cosa avete in meno rispetto a questi noob? Beh, no. Cosa? Non so. Vuole sapere che cosa abbiamo di diverso rispetto a questi noob? Ah. Sono di gran lunga più forti di noi. Non solo hanno elementi umani nel loro sangue, ma sono tutti pompati. Usano steroidi? No, bevono aranciata, scema. Carlyle, non possiamo essere noi ad ucciderla, così possiamo tornare a casa, per favore. Purtroppo, la nostra razza è particolarmente forte nei suoi primi mesi di vita. Vi faccio vedere che cosa sono capaci di fare. Non si accende. Ci siamo quasi, eh? Scusate. Ma questa è una B o una P? È una P. Sì, è una P. Non la vedi? Vada per P. Era B. Non ti sì. Oh, fanculo! Rosalie! Non esitare. Mai. Siate scaltri! Questa regola vale più della prima! Alice! Ti amo! Da morire! Bravo, Jasper! Ecco! Arrivo! A chi tocca? Chi è il prossimo? Se poi perdiamo, non date la colpa a me! Siamo tutti qui e stiamo per guardare il trailer del nuovo film della saga di Twilight, Eclipse, mitico. È bello vedervi, ragazzi! Ma chi ci sta guardando? Chiunque ne abbia voglia. Hai sentito? Guardano noi! Oh mio Dio! La prossima anteprima sarà davvero imperdibile. È commovente! È così! Scusatemi, ma credo che fra un po' mi metterò a gridare. Oh mio Dio! Nuova clip di Eclipse! Lo devo vedere, tutti lo devono vedere, abbiamo aspettato a lungo! Oh, no, no, non lo devono vedere tutti, qualcuno non se lo merita, non è abbastanza fan, ma come si fa, dico io, è incredibile, è così bello! Un film con i vampiri, oh mio Dio! La clip di Eclipse! Oh mio Dio!
guardando e sto soffrendo. Sto guardando il trailer adesso, è così fantastico. Oh mio Dio, devo aspettare. Oh mio Dio, è sensazionale. Oh mio Dio. Oh mio Dio, è imperdibile! Ah! Adoro la parte quando, nel trailer di Twilight, quando c'è molto pathos, molta sofferenza, molto di un sacco di roba! Ah! Oh mio Dio! No, voglio vederlo ancora, va bene? Perché noi, i fan di Twilight, ne vogliamo ancora, ancora, ho detto! Ancora, per piacere, ciao! Ancora, vi prego! Ah! È un bellissimo film! Non è possibile! Ecco, non mi è possibile continuare a rivederlo perché è tardi. Devo... Sono le 4 e devo andare, ma tornerò domattina, la devo rivedere. Oh mio Dio, l'ho visto per la quinta volta, 4 volte solo oggi. Ho appena chiamato casa dopo averlo visto per la quinta volta. Mi hanno chiesto cosa mi fosse successo. No, non mi è successo niente, niente. Io questo film lo adoro, no, davvero, da sempre. Lo adoro alla follia, lo adoro alla follia, lo adoro alla follia. Papà, mamma, non vi preoccupate, io sto bene. È soltanto che vorrei rivederlo un'altra volta, una soltanto. Che male mi può fare? Oh mio Dio, lo voglio vedere ancora, 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 ancora. A dire il vero è tardi, sono stanca e ancora non ho mangiato. Credo che adesso mangerò un dolcetto. Ecco, dei biscotti magari, per nessuna ragione particolare. Nessuna ragione, no, nessuna ragione. Ciao!